La Divina Commedia è il racconto del viaggio fantastico nell'aldilà con cui Dante vuole indicare agli uomini la strada da percorrere per fuggire le passioni terrene e giungere all'illuminazione della fede, passando attraverso la consapevolezza e l'espiazione delle colpe. Perduto nella foresta oscura del peccato, il poeta intraprende un cammino salvifico nel quale sarà guidato attraverso l'inferno e il purgatorio da Virgilio, simbolo della ragione umana. Quindi attraverso il paradiso da Beatrice, simbolo della scienza divina. La prima parte del viaggio si svolge attraverso l'inferno, un'enorme voragine a forma di cono rovesciato, suddivisa in 9 cerchi dove sono collocati i peccatori, costretti a espiare le proprie colpe con terribili pene. Dopo aver superato il fiume che separa il regno dei vivi da quello dei morti, Dante e Virgilio entrano nel limbo, dove incontrano le anime pure non battezzate e i virtuosi vissuti prima di Cristo, tra cui il grande Omero. Giungono poi all'entrata vera e propria dell'inferno, dove il mostruoso Minosse giudica i peccatori e, in base alle colpe, le assegna a uno dei successivi cerchi infernali. I primi dannati che Dante incontra sono i lussuriosi, travolti da un vento incessante. Il cerchio successivo è dedicato ai golosi, sferzati da neve e gelo. Quindi incontra gli avari e i prodighi, che spingono col petto dei pesanti macigni. La prima sezione, dedicata a coloro che in vita non hanno saputo dominare le passioni, si conclude col cerchio degli iracondi e degli accidiosi, immersi nelle acque fangose dello Stige. Superata la palude, Dante e Virgilio entrano nelle mura della città infernale di Dite. Qui incontrano gli eretici, sepolti in sarcofagi infuocati, i violenti contro il prossimo, immersi in sangue bollente, i violenti contro se stessi, trasformati in alberi nodosi, e infine i violenti contro Dio, flagellati da una pioggia di fuoco. Oltre una rupe scoscesa, i due giungono all'ottavo cerchio, composto dalle 10 bolge dei fraudolenti. Tra questi Dante incontra i papi corrotti e predice la dannazione del suo nemico Bonifacio VIII. Tra i consiglieri fraudolenti si trova anche Ulisse, l'eroe dell'inganno. Superate le bolge, giungono infine al lago ghiacciato di Cocito, dove sono immersi i traditori. Al centro del lago, che coincide col centro della Terra, è conficcata la più terribile tra le creature infernali, Lucifero, che con le sue 3 bocche mastica i peggiori traditori della storia, Bruto, Cassio e Giuda. Aggrappandosi al manto del terribile demonio, Dante e Virgilio scendono attraverso un tunnel che li conduce all'aria aperta, ai piedi del Monte del Purgatorio. Da qui, dopo la terribile discesa, possono finalmente salire verso la salvezza. La Divina Commedia stabilisce con una ferrea logica anche l'ordine delle anime, responsabili nell'aldilà delle loro libere scelte compiute in vita. Gli spiriti maledetti dell'inferno vengono disposti in cerchi sempre più profondi, secondo la gravità dei peccati stabilita dall'etica di Aristotele, fino ai traditori divorati da Lucifero. Fanno eccezione i vili, confinati da Dante nell'antinferno, e gli spiriti del limbo, pagani virtuosi o bambini non battezzati.